Fare conti con l'ambiente, il tema è la gestione dei fanghi di dragaggio, chairman della conferenza pomeridiana è Paolo Zuppellari. Quali sono stati i momenti salienti di questo pomeriggio così ricco? Direi sicuramente l'intervento del presidente dell'autorità portuale dopo le iniziali provocazioni quasi del presidente di Confindustria. I loro interventi hanno animato con relazioni accorate, in particolare quella del presidente Di Marco, tutte le necessità, tutte le criticità che oggi afferiscono al porto di Ravenna in particolare, ma non solo, diciamo, al sistema della portualità nazionale, dove evidentemente il tema dei dragaggi che avevamo scelto come motivo principale di oggi, che è poi è stato quasi un pretesto per portare a riflessione effettivamente tutte queste diverse criticità, è stato direi determinante. Pubblico, partecipazione estremamente numerosa, siamo molto contenti che il tema e direi sicuramente anche le personalità che siamo riusciti a far partecipare a questo tavolo di relatori di altissimo livello hanno mosso una partecipazione notevole. Tutti gli interventi, compresi l'intervento del dottor Pellegrini da Ispra, che ci ha fatto la gentilezza di venire fin da lontano per i temi più scientifici, l'avvocato Mirti sulla parte normativa, hanno inquadrato davvero la problematica in termini estremamente ampi. Non sono mancate delle riflessioni polemiche e proprio anche delle provocazioni. La Regione, la presenza del direttore del servizio, dottor Bottone, ha dato sale a tutta la riflessione, quindi direi che sono contento di salutare questa iniziativa con grande, secondo il mio punto di vista, che ho potuto apprezzare così, come dire, da un punto privilegiato, è stata molto positiva, estremamente positiva. Perfetto, un assunto direi perfetto, ringraziamo Paolo Zuppellari e insomma, buon grazie, lavoro. Grazie, grazie a voi.